Amiche e amici di Volume Right, siamo qui con Giovanni Maria Ferraris, assessore allo sport della Regione Piemonte. Vorremmo chiederle considerazioni su questo nuovo torneo BNL Open 2018. Lei ha già conosciuto gli organizzatori di questo torneo, in particolare Margherita Vigliano. Se avesse delle nuove considerazioni da fare vedendo anche questo nuovo torneo, le conclusioni e anche futuri progetti in sviluppo. Buongiorno ai vostri spettatori, ma intanto Margherita la conosco da circa 40 anni, quindi al di là del torneo avrei potuto mettere la mano sul fuoco che avrebbe fatto sicuramente un evento importante e eccezionale, così come è stato non solo quest'anno ma anche 2 anni fa, quando Regione Piemonte ha voluto accompagnare in modo sostanzioso e anche nella comunicazione questo evento, perché abbiamo modificato un po' le regole cercando di pensare che lo sport sia aperto e un'occasione per tutti, anche per i disabili, tant'è che la nostra legge li equipara ai normodotati e le politiche regionali sono sviluppate, orientate a una promozione molto forte anche del mondo della disabilità insieme dell'inclusione sociale. Da questo torneo possiamo aspettarci ancora di più, magari per il prossimo anno, qualche presenza in più internazionale, ce ne sono già state diverse, ha vinto un belga, quindi non sono mancate, ma immaginare che il Piemonte e Torino e il Monviso che ci ospita, il Circolo Monviso, possa diventare centro di eccellenza del tennis nazionale e internazionale, per me sarebbe una grande gioia e anche una grande soddisfazione, perché significherebbe aver investito bene su queste tipologie di iniziative, ma anche sullo sport di base, che ha fatto crescere dei nuovi talenti, ha fatto scoprire l'abilità nella disabilità. Concetto a me molto caro, non solo a parole ma a fatti, come abbiamo visto oggi. Grazie mille, alla prossima. Grazie a voi.